sovrani d'Europa. Caterina de' Medici. Caterina de' Medici è uno di quei personaggi su cui aleggia un'aurea negativa. Affascinata dall'occulto, considerata tra i principali organizzatori dietro il massacro della notte di San Bartolomeo, ebbe una grande influenza nella politica attraverso il regno dei suoi tre figli, che si susseguirono uno dopo l'altro sul trono di Francia. Ma forse la sua colpa fu proprio questa: essere una donna di potere in un mondo di uomini. In questo video cercheremo di capire quanto c'è di vero nella vita di quella che è ricordata come la Regina Nera. Caterina Maria Romula di Lorenzo de' Medici nacque a Firenze il 13 aprile 1519. Era figlia, come si evince dal suo nome, di Lorenzo de' Medici, duca di Urbino e signore di Firenze, e della nobildonna francese Madeleine Tour d'Auvergne. Il nonno di suo padre era niente meno che Lorenzo il Magnifico, ma era la madre quella con alti natali, essendo strettamente legata alla Casa Reale di Francia. La loro unione fu proposta dallo stesso Francesco I di Francia, desideroso di stringere alleanze a sostegno dei suoi diritti sui territori italiani. E Lorenzo, pur discendendo da una famiglia di semplici banchieri, era molto ricco e soprattutto nipote di Papa Leone X. Purtroppo Caterina rimase orfana a meno di un mese dalla sua nascita. Madeleine morì di febbre puerperale il 28 aprile, mentre Lorenzo probabilmente di sifilide il 4 maggio. La neonata fu oggetto di disputa tra Francesco I, che voleva crescerla alla corte francese, e il Papa, che alla fine ottenne di affidarla alle cure della nonna paterna, Alfonsina Orsini, e alla morte di questa, delle zie Clarice de' Medici e Maria Salviati. Alla morte di Leone X nel 1521 seguì il pontificato di Adriano VI, che interruppe brevemente il potere dei Medici, fino a quando il cardinale Giulio de' Medici fu eletto papa 2 anni dopo col nome di Clemente VII. Caterina ha ora 4 anni e viene accolta da Clemente a Palazzo Medico Riccardi a Firenze. Ma sono anni tumultuosi che 4 anni dopo, nel 1527, videro il loro apice nel Sacco di Roma. Mentre a Firenze i Medici furono rovesciati e la città assediata. Caterina passa in ostaggio da un convento all'altro, mentre i ribelli suggeriscono di esporla sulle mura in modo di essere bersaglio dei proiettili, o peggio, consegnata alle truppe per essere oggetto dei loro piaceri. La città si arrese definitivamente il 12 agosto 1530. Clemente convocò Caterina a Roma, dove la accolse a braccia aperte e con le lacrime agli occhi. Dopodiché si dedicò al compito di trovarle un marito. Tra i suoi pretendenti vi furono Giacomo V di Scozia, Ercole d'Este, Enrico Fitzroy, il figlio illegittimo di Enrico VIII, Federico Gonzaga, Guidobaldo della Rovere e Francesco II Sforza. Ma fu alla fine Francesco I ad ottenere la sua mano per il figlio secondogenito Enrico, duca d'Orléans. Il matrimonio si celebrò il 23 ottobre 1533, quando i due ragazzi erano entrambi solo 14 anni. L'unione era estremamente favorevole a Caterina, che era di estrazioni comuni, ma fu compensata dall'ingente dote che portava con sé. Tuttavia, la morte di Clemente VII, avvenuta poco meno di un anno dopo le nozze, inficiò l'alleanza tra il papato e il regno di Francia. Il suo successore, Paolo III, non sentì l'obbligo di far fronte alle promesse, rompendo l'alleanza e rifiutandosi di continuarne a pagare la dote. A fronte di ciò, a Francesco I
fu attribuita l'amara affermazione «Ho ricevuto la ragazza tutta nuda». La sua morte rese ancora più scandalosa agli occhi della corte la differenza di estrazione tra i due giovani sposi. Molti cortigiani trovavano il matrimonio disonorevole per un figlio di re, ma Caterina fu comunque ben accolta da tutta la famiglia reale. Caterina non era bella, era descritta piccola di statura, con tratti del viso poco delicati e gli occhi sporgenti caratteristici dei medici. Era però intelligente, imparò a parlare fluentemente francese entro il giorno delle nozze. Era modesta e cercò sinceramente di farsi apprezzare, riuscendoci, dalla sua nuova famiglia. Francesco I, nonostante l'inutilità strategica che ormai avevano le nozze, le si affezionò sinceramente, tanto che l'ammise nella sua petite bande, ovvero la sua cerchia di favoriti che lo seguivano ovunque. Fu per seguire il suocero nelle sue battute di caccia che Caterina inventò la cavalcata all'amazzone, che permetteva alle donne di stare al passo con gli uomini in una posizione sicura e senza cavalcare impudicamente a cavalcioni. Ma fu solo una delle mode in campo di vestiario introdotte da Caterina. Sempre per non incorrere in incidenti indecorosi nel cavalcare, introdusse l'uso delle mutande, più simili a dei pantaloncini che arrivavano fino al ginocchio. Ma proprio per la loro somiglianza dei pantaloni da uomo, incapparono nella condanna della Chiesa, che proibiva severamente alle donne di indossare abiti maschili. Se vi ricordate il mio video su Giovanna d'Arco, uno dei capi d'accusa che le vennero attribuiti fu proprio il fatto che vestiva da uomo, e come atto di sottomissione fu obbligata a giurare di smetterli per sempre. Per cercare di farne un indumento più femminile possibile, vennero aggiunti ricami, pizzi e volan, favorendone la diffusione a corte. Anche se nelle classi povere e borghesi rimase un capo associato alle prostitute fino alla metà del 1800. Caterina era bassa di statura, lo abbiamo detto, e per questo amava portare i tacchi. Si fece disegnare appositamente un modello alto ben 10 cm che è detto moda in Francia. Con gli anni divenne anche sempre più robusta e per ridisegnare la sua figura inventò il primo modello di corsetto, per cui probabilmente milioni di donne nei secoli a venire la malediranno. Anche in questo caso era un riadattamento di un capo già presente nel guardaroba sia maschile che femminile, che trasformò in un pezzo di biancheria intima da portare sotto i vestiti per appiattire il ventre e sollevare i seni. I primi modelli di corsetto erano composti da strati di tessuto irrigiditi dall'uso della colla e allacciati sul retro. Introdusse in Francia anche l'uso del profumo. Pare disgustata dal cattivo odore che si respirava tra le strade di Parigi e la scarsa abitudine del suo sposo a lavarsi. Tra i membri del suo seguito arrivati con lei dalla Toscana vi era Renato Bianco, suo profumiere personale che ricercava per lei le migliori essenze per farne speciali profumi solidi da viaggio. Divenne noto a Parigi come René Le Florentin e sulla scia del suo successo aprirono le prime botteghe di profumieri, contribuendo alla nascita della celebre profumeria francese. Nello stesso modo, i suoi cuochi e pasticceri rimodernarono la cucina francese, ricette che nel tempo vennero poi assorbite e rielaborate, così che le frittate divennero omelette, la salsa colla bechamel, la carbaccia zuppa di cipolle, i fazzoletti della nonna crepe e la neve di latte, la crème chantilly. Si dice che inaugurò anche un nuovo modo di consumare i pasti, non più alla rinfusa ma con un susseguirsi delle varie portate. Introdusse a tavola molte verdure, in particolar modo i carciofi di cui era ghiotta, l'uso delle tovaglie riccamente decorate e naturalmente quello della forchetta, che sostituì l'uso diretto delle mani nel consumare i pasti.
Oggi gli storici ritengono molti di questi meriti falsamente riconducibili a Caterina, in particolar modo quelli in ambito culinario e del Galateo a tavola. Se è vero che portò effettivamente con sé molti cuochi e tradizioni toscane, è altresì riconosciuto che Francesco I era già entrato ampiamente in contatto con la cultura italiana, grazie alle sue campagne militari in Italia e agli esponenti del Rinascimento italiano, tra cui Leonardo da Vinci, che frequentarono la sua corte. Fu sicuramente in quel periodo che la cucina italiana fece il suo ingresso in Francia, ma per merito di chi è difficile affermarlo. Il 10 agosto 1536 il primogenito del re, Francesco, morì improvvisamente facendo diventare Caterina e suo marito Enrico i nuovi eredi al trono di Francia. Fu anche l'occasione di altre maldicenze, si sospettò di avvelenamento e fu accusata in particolare proprio Caterina, perché la conoscenza dei veleni era considerata di maestria italiana. Ma Francesco I non diede peso a tali accuse. Nella sua nuova posizione di delfina divenne di vitale importanza la mancanza di un erede legittimo. Enrico la ignorava in favore della sua amante Diane de Poitiers e più tardi darà prova di essere in grado di procreare, dando alla luce una figlia illegittima. E Caterina cadde nella disperazione temendo di essere ripudiata. Fu sospettata di stregoneria perché andava contro la natura di una donna essere sterile. Inoltre, nella speranza di trovare una soluzione alle sue pene, si circondava di personaggi di dubbia fama, come il noto veggente Nostradamus, che si dice avesse creato per lei un talismano con una miscela di metalli, sangue di capra e sangue umano. Diede anche il patrocinio ai fratelli Ruggeri, rinomati astrologi noti anche per il loro coinvolgimento nella negromanzia e nelle arti oscure. Intrattenere individui che sembravano sovvertire l'ordine religioso durante il periodo più intenso della caccia alle streghe e di grande conflitto religioso, le valse, oltre al sospetto di stregoneria, quello di promotrice di messe nere, alimentando la fama sinistra che l'accompagnerà nei secoli a venire. Nel tentativo di rimanere incinta, provò su di sé ogni tipo di rimedio popolare, come mettere un intruglio di sterco di mucca e corna di cervo sulla sua fonte di vita, o bere urina di mulo. Alla fine fu un medico a constatare un lieve problema fisico nelle parti intime di Enrico, e a suggerire un rimedio che finalmente, dopo 11 anni di matrimonio, portò al tanto atteso erede maschio, a cui fu messo il nome di Francesco in onore del re di Francia. Anche dopo aver generato un figlio, Enrico continuò a frequentare il talamo nuziale, spinto anche dalla sua amante Diane, che non era gelosa di Caterina e ne sosteneva il ruolo di moglie. Pare che addirittura fosse presente durante i parti e si occupò dell'educazione della loro numerosa prole. Insieme, Caterina ed Enrico ebbero 10 figli, 5 maschi e 5 femmine, 3 futuri re di Francia e 2 regine. L'ultima gravidanza, nel 1556, di una coppia di gemelle quasi la uccise. I medici le salvarono la vita a discapito delle figlie. Furono costretti a rompere le gambe di una delle bambine che morì nel grembo materno, mentre la gemella sopravvissuta morì 7 settimane dopo. A Caterina fu sconsigliato di avere altri figli e da quel momento Enrico smise di visitare la camera da letto della moglie. Re Francesco I morì nel 1547, ma durante il regno di suo marito Caterina fu una regina poco influente. Era la sua amante Diana a godere maggiormente dei suoi favori, ma le cose cambiarono quando Enrico morì improvvisamente in seguito a un tragico incidente di giostra nell'estate del 1559. Dopo la morte del marito, Caterina iniziò a vestirsi esclusivamente di nero,
capovolgendo la tradizione che voleva le regine di Francia vestire il lutto bianco. Da qui il soprannome dalla connotazione negativa che le venne cucita addosso, quello di regina nera. Cambiò anche il suo emblema, la lancia spezzata, con il motto «Da qui le mie lacrime, da qui il mio dolore». Sul trono di Francia gli succedette il figlio primogenito Francesco di soli 15 anni, sposato con la regina di Scozia Maria Stuart. Anche se considerato adulto per l'epoca, a causa della sua salute malferma e dell'inesperienza, gli fu affidata una reggenza, formalmente occupata dalla madre, ma in pratica detenuta dai parenti di sua moglie. Francesco, duca di Guisa, che si occupò dell'aspetto militare del governo, e Carlo, cardinale di Lorena, che era responsabile della politica e della finanza. Il breve regno di Francesco II fu dominato dalla crisi religiosa, che vedeva contrapposte la Francia più intollerante dei cattolici e gli ugonotti, ovvero i protestanti calvinisti francesi. I fratelli Guisa, di fatto al potere, adottarono la politica di tolleranza zero nei loro confronti, mentre Caterina, di idee più moderate, poté solo stare a guardare. La situazione degenerò quando un complotto volto a rapire Francesco II, noto come la congiura di Amboise, venne scoperto e i suoi artefici appesi per il collo dalle mura del castello. Poco tempo dopo, le condizioni di Francesco peggiorarono e Caterina, con un'acuta manovra politica, riuscì ad assicurarsi il ruolo di reggente per il prossimo in linea di successione, il figlio Carlo di soli 9 anni. Così che quando Francesco morì dopo un solo anno di regno, nel 1560, la madre prese le redini del regno, mentre i fratelli Guisa persero influenza. Provenendo da Firenze, la culla del Rinascimento, Caterina non poteva non essere una mecenate delle arti. Ispirata dal suocero Francesco I, che prima di lei aveva aperto la sua corte ai migliori artisti d'Europa, nonostante il periodo turbolento in cui visse, cercò di rafforzare il prestigio reale attraverso una serie di costosi progetti edilizi, spinta anche dal desiderio di lasciare dietro di sé qualcosa di immortale. Ristrutturò diversi castelli e costruì due nuovi palazzi a Parigi, le Tuileries e l'Hôtel de la Reine, oggi entrambi scomparsi. La sua corte era famosa per i suntuosi festeggiamenti che potevano durare anche giorni interi, allo scopo di intrattenere i nobili e distrarli dal combattere tra loro. Un'atmosfera definita viziosa e corrotta, dove gli uomini partecipavano a banchetti serviti da seducenti dame a seno nudo. Gli arazzi di Valois ben mostrano le magnificenze di questi intrattenimenti. 4 anni dopo, nel 1567, le forze ugonotte tentarono un'imboscata al re. Il piano sfumò, ma il colpo, noto come sorpresa di Meaux, segnò una svolta nella politica di Caterina, che abbandonò il compromesso per una politica di repressione. Nel 1570, in un'ottica di alleanza cattolica, combinò il matrimonio del figlio Carlo IX, ormai ventenne, con la sedicenne Elisabetta d'Austria, figlia di Massimiliano II, imperatore del Sacro Romano Impero. Allo stesso tempo progettò il fidanzamento tra la figlia 17enne Margherita e Enrico Borbone di Navarra, suo coetaneo ma di fede ugonotta, in modo da distendere le tensioni di religione e avvicinare i due rami della famiglia, essendo i Borbone i parenti più stretti del ramo regnante dei Valois. Sostenne anche il corteggiamento dell'altro suo figlio, Francesco, duca d'Alençon, nei confronti della regina d'Inghilterra Elisabetta I, che però non si concretizzò mai.
Si celebrò invece 2 anni dopo, il 18 agosto 1572, il matrimonio tra Margherita ed Enrico di Navarra. Ma solo 5 giorni dopo, nella notte tra il 23 e il 24 agosto, la notte di San Bartolomeo, si verificò la più grande strage di ugonotti conosciuta, nella quale morirono tra le 5.000 e le 30.000 persone. Gli storici hanno sempre dibattuto sulle responsabilità del massacro, dividendosi tra Carlo IX e Caterina de' Medici. Il massacro venne ordinato al fine di prevenire una rivolta ugonotta volta a vendicare l'attentato che l'ammiraglio Coligny aveva subito qualche giorno prima. La famiglia reale decise di batterli sul tempo e agire per primi, armando i propri uomini e mandandoli per le strade di Parigi di notte in modo da sorprenderli nel sonno. Un gran numero di ugonotti si trovavano in quei giorni in città proprio per partecipare al matrimonio e fu una vera e propria carneficina. Fu ammazzato anche l'ammiraglio Coligny, pugnalato nel soletto, gettato dalla finestra e infine decapitato. Il piano sfuggì però di mano quando anche i cittadini si unirono al massacro e l'eccidio divenne indiscriminato. A nulla valse l'ordine del re di gettare le armi. La strage proseguì per settimane, estendendosi alle campagne e includendo donne e bambini. Diventò il peggiore dei massacri religiosi del secolo e macchiò il matrimonio reale con il nome di Nozze Vermiglie. E scommetto che vi ricorda Game of Thrones. La notte di San Bartolomeo pesò non poco sulla popolarità di Caterina, da sempre vista come regina straniera e poco amata dai suoi sudditi, alimentando ancora una volta la sua nomea di regina nera. Meno di un anno dopo, il 30 maggio 1574, Carlo IX morì di tubercolosi a soli 23 anni e poiché con la moglie aveva avuto un'unica figlia femmina, fu nominato erede il fratello minore Enrico. Aveva 22 anni quando salì al trono con il nome di Enrico III e 2 giorni dopo l'incoronazione, il 15 febbraio 1575, si unì in matrimonio con Luisa di Lorena. Enrico III era il figlio prediletto di Caterina, ma essendo divenuto re in età adulta e godendo, contrariamente dei suoi fratelli, di buona salute, governò in modo più indipendente, anche se ricercava spesso il sostegno della madre. Nel 1576 firmò l'editto di Beaulieu, che concedeva agli ugonotti il diritto di culto in tutta la Francia, tranne a Parigi e a corte, e il permesso di possedere e costruire chiese. Negli anni a venire, la nuova regina di Francia non riuscì a dare nessun figlio ad Enrico, erede presunto rimase per i successivi 10 anni il fratello minore di Enrico, l'ultimo figlio maschio di Caterina, Francesco, che però morì di malaria nel 1584 a 29 anni. A causa della legge salica, secondo la quale solo i maschi potevano salire al trono, primo in linea di successione divenne l'ugonotto Enrico I di Borbone, re di Navarra, marito di sua sorella Margherita. Una condizione inaccettabile per i cattolici. La regina madre negli anni aveva reclutato a corte una serie di bellissime spie note come lo squadrone volante, da usare come strumento per sedurre gli uomini per fini politici. Charlotte de Thieve era uno dei più famigerati membri e divenne, su ordine di Caterina, amante prima di Enrico di Navarra e poi del duca di Guisa. Fu probabilmente grazie alle sue informazioni che il re apprese delle intenzioni del duca di Guisa di ucciderlo e di impossessarsi del trono, così che decise di colpire per primo facendolo assassinare in un agguato il 22 dicembre 1588.
fu guerra aperta. L'assassinio del duca, leader dei cattolici e amatissimo dai parigini, minò per sempre la popolarità di Enrico III. Sua madre Caterina, ormai 69enne, aveva visto morire prima di lei tutti i suoi figli, con l'eccezione di Enrico e Margherita. Sofferente di gotta, reumatismi e pleurite, le fu risparmiato il dolore di vedere assassinato anche Enrico, l'ultimo re dei Valois. Morì 7 mesi prima di lui, il 5 gennaio 1589. Poiché Parigi era detenuta dai nemici della corona, fu sepolta provvisoriamente al castello di Blois nella Loira, per poi essere spostata a Saint-Denis accanto al marito 22 anni dopo. La fine della dinastia dei Valois e l'odio verso gli ultimi sovrani non fecero altro che alimentare la propaganda negativa della figura di Caterina de' Medici. Nei secoli a venire, scrittori come Alexandre Dumas padre ne diffusero ulteriormente il pregiudizio di mostro sanguinario, tutt'oggi profondamente radicato in Francia. Solo nel XX secolo la sua immagine fu riabilitata dagli storici, riconoscendone le contraddizioni tipiche del suo tempo. Donna dal carattere deciso e dedita alla dinastia dei Valois, ma estremamente superstiziosa e appassionata di occultismo. Eccoci alla fine di questo lunghissimo video su Caterina de' Medici, molto complesso da realizzare visto l'instabile periodo storico caratterizzato dalle guerre di religione. Spero di non averlo appesantito troppo e al contempo di non aver tralasciato momenti salienti. Come avete visto, durante il suo mandato di regina vedova si susseguirono ben 3 re di Francia. Per ognuno di loro arriverà un video dettagliato. Spero che l'argomento vi interessi. Come sempre vi chiedo di sostenermi iscrivendovi al canale, commentando, condividendo il video. Alla prossima!